Allora, un pareggio che ci sta tutto sommato, visto che l'Inter è a 120 minuti di mercoledì e ne eravamo tutti cotti. Un pareggio che ci può stare in parte, comunque abbiamo sbagliato tutti tanti gol, sia l'Atalanta che l'Inter. Peccato perché comunque è fattibile vincerla. Purtroppo devi concretizzare se vuoi almeno vincere contro queste partite qua, che non sono facili. Atalanta, una squadra che ti mette, qui c'è pressione ogni volta che giochi. Oggi si è visto che ogni palla che avevamo noi dell'Inter, tutti a pressare alti, non era facile. Purtroppo mancava la lucidità, la difesa un carretto bene. Oggi Handanovic strepitoso. Se mi criticate anche oggi Handanovic, insulto tutti. Oggi Handanovic strepitoso, ha fatto la partita da 8, ha fatto 3 miracoli, una dietro l'altra, meravigliosi. L'attacco oggi non ha funzionato. Giuseppe Sanchez, anche Sanchez ha c'è Musso su Sanchez. Cosa minchia ha preso Musso? Contro noi Musso deve fare sempre miracoli, tra parentesi, spudettati. Adesso il Milan Romani può sopraessarci, noi abbiamo una partita in meno comunque, anche contando questo. Poi cerchiamo mercoledì contro l'Empoli di Coppa Italia. In Venezia, che dovrebbe essere sulla carta facile, per me vanno giocate. Un pareggio a Bergamo io lo considero ottimo, perché a Bergamo, ripeto, una partita sempre difficile, un campo tosto ogni anno, l'Atalanta anche da questa parte, sta facendo vedere cose meravigliose, meravigliose, ma peccato, peccato perché agli ultimi minuti un po' ci credeva al gol, al gol e tiro, peccato che D'Ambrosio invece di angolarla ha tirato sul Paolo di Busso che poi è andata fuori. Dopo i gol mangiati, dovevo concretizzare di più. Correa, mi dispiace dire, a me piace per carità, ma 35 milioni rispetto a uno come Correa che è discontinuo, non so quanto senso abbia. Bastoni anche oggi perfetto. Skriniar ha sbagliato qualcosina. Vidal è entrato boscio, come se avesse bevuto dei litri di Campari. Al bar, cioè, quella palla lì buttata via centralmente, stava facendo il gol Atalanta. Vidal si è salvato all'ultimo, si è salvato Vidal. Barella oggi migliore in campo, da dirlo, perché Barella oggi ha fatto una partita di cuore, di sudore, ha preso botte da tutti, poi sta poi facendo segnare D'Ambrosio, peccato, peccato. Detto ciò, io vi saluto, sei Forza Inter, adesso domani i realisti se vinceranno, faranno festeggiamenti, ma avremo una parità in meno, ricordiamolo, in meno da giocare con Team Bologna, quindi vuoi o vuoi, potremmo essere ancora primi noi, però vediamo un po'. Sempre Forza Inter, ovviamente la Talata è una tua ottima partita, è stata una bella partita in generale. Bella, eh?